Ruba con l'inganno il bancomat e 150 euro a un'anziana di Chioggia, ma viene braccato dalla polizia e arrestato. Si tratta di un 27enne della provincia di Monza, pregiudicato per una serie interminabile di furti e reati contro il patrimonio, che ieri ha cercato di farla franca dopo la truffa a una donna di oltre 80 anni, nella quale si era imbattuta la filiale Intesa San Paolo in Corso del Popolo. Mentre era in azione, una terza persona ha avvisato gli agenti della volante, che transitavano poco distanti. Alla vista dei poliziotti, l'uomo ha accelerato il passo ed è fuggito attraverso le calli, ma la sua libertà non ha avuto vita lunga. Il ladro aveva visto la donna prelevare e con una scusa le si era avvicinato, convincendola a inserire di nuovo la tessera per sincerarsi di un presunto malfunzionamento. Nella concitazione e all'insaputa dell'anziana, l'uomo stava prelevando altri 150 euro dal conto di lei, trattenendo con sé il bancomat e fuggendo dopo aver visto il PIN. Una volta agguantato, il 27enne è stato condotto al commissariato di pubblica sicurezza, dove è stato arrestato per truffa aggravata e furto aggravato. Stamane, la convalida dell'arresto in tribunale a Venezia, dove sono stati disposti gli arresti domiciliari nella sua casa in Lombardia. Il denaro e la tessera bancomat sono stati quindi riconsegnati all'anziana, che ancora in preda allo spavento ha ringraziato i poliziotti. La marineria di Chioggia, come tutte quelle dell'Alto Adriatico italiano, sta osservando il fermo biologico della pesca iniziato il 31 luglio scorso, ma a distanza di un anno non sono ancora arrivati agli armatori gli indennizi per il 2018. Lo denuncia Pierpaolo Piva, sindacalista della FAI CISL, che già lo scorso aprile aveva organizzato un'assemblea in materia. Un mese dopo, ricorda Piva, a Chioggia era arrivato anche il sottosegretario Manzato, che espresse la propria solidarietà. Volevamo che i fondi arrivassero prima del fermo 2019, invece per l'ennesima volta si è ripetuto un copione già andato in scena negli anni precedenti. Agosto peraltro è il mese in cui si sospendono anche le attività ministeriali, ma la FAI CISL è pronta a guidare la mobilitazione. Se per settembre la cosa non si risolve, organizzeremo sicuramente una manifestazione con tutta la marineria, dichiara Pierpaolo Piva. Sarebbe un segnale anche a livello nazionale, dati i numeri espressi dal comparto di Chioggia. Le indennità devono arrivare al massimo dopo 2-3 mesi, non un anno. Speriamo che stavolta arrivino prima di essere costrette alle iniziative di piazza, conclude il delegato FAI CISL. Un appuntamento inusuale per la spiaggia di Sottomarina, quindi fresco e inedito, prende il via questa sera dalle 19.45 ai bagni lungomare. L'esperienza e la curiosità di Stefano Spagnolo, bibliotecario in servizio permanente effettivo e curatore di eventi legati all'editoria, hanno organizzato Scrittori sul Lettino, un trittico di incontri con altrettanti autori della recente narrativa italiana, proprio sulla spiaggia, all'ora del tramonto. Si inizia con Matteo Cavezzali, che presenta Icarus, ascesa e caduta di Raul Gardini, per i tipi di Minimum Fax, proseguendo il prossimo lunedì, sempre dalle ore 19.45, con Fulvio Ervas, C'era il mare, edito da Marcos I Marcos. Infine il 19 agosto Giovanni Montanaro con Le ultime lezioni, pubblicato da Feltrinelli. Tutte le serate sono a ingresso gratuito. La rassegna si apre con un libro che racconta il tragico volo esistenziale dell'ultimo dei capitalisti avventurieri italiani, mescolando inchiesta e autobiografia con stile fermo e visionario a un tempo. Si prosegue con il giallo ecologista di Ervas, dilettevole e avvincente avventura che ha per protagonista l'ispettore Stucchi, anche al cinema con Finché c'è prosecco c'è speranza, questa volta ambientato a Porto Marghera. La conclusione è con l'asciutto ed emozionante romanzo di formazione di Giovanni Montanaro, nel singolare rapporto tra allievo e vecchio insegnante. Si tratta di 3 volumi in cui la presenza del mare, forse casuale, non è certo secondaria.
L'Adriese assapora appena per 90 minuti il gusto della Coppa Italia professionisti ed è già costretta a uscirvi dalla sconfitta casalinga per 0-1, maturata ieri allo stadio Bettinazzi, di fronte ai Gardesani della Feralpi Salò, formazione di Lega Pro che lo scorso anno aveva avuto accesso ai playoff. Un punteggio che per la prima parte del match può dirsi bugiardo, più giustificato nella ripresa quando i padroni di casa, sopraffatti dai carichi di lavoro, non hanno più saputo recuperare la rete di Scarsella. Fondamentale nell'economia del match, il rigore sbagliato al decimo dal bomber Aliu, che ha mancato l'occasione di festeggiare davanti a 600 tifosi.